Ciao a tutti, benvenuti sul canale, sono Gavino e questo è un nuovo video. Ciao a tutti e bentornati sul canale. Sta cosa della valletta da YouTube dovrebbe finire, io so. Ma ciao a tutti e bentornati a casa di sto coglione. Perché oggi, incredibile ma vero, uno fa callo a tal punto che mi sono dovuto mettere la maglietta a maniche corte e non ce posso credere. E tu è ben più importante. Oggi torno a mangiare in un ristorante. Che ristorante stiamo a parlare? Perché ragazzi, l'altro giorno, proprio l'altro ieri, è uscita la notizia che è arrivato il primo olio che inizia a Roma di cibo romano. Fermi tutti! Già mi sto agitando perché non mi sento molto bene. Cioè, capito? Io ero così, tutto quanto tranquillo, a leggere le notizie e boom! Roma Today mi spara sta bomba. Che appunto è arrivato il primo ristorante che fa cucina romana. No stop, all you can eat. Cioè, mangi come una scrofa e praticamente non paghi un caro. Ragazzi, io non lo so, cioè, mi voglio troppo bene dentro, ma mi voglio bene. Il ristorante in cui andremo a mangiare oggi si chiama Senza Fondo ed è proprio nel cuore del centro storico di Roma, ossia in via Teatro della Pace 44. Praticamente dietro il Pantheon. E sono doppiamente contento perché così rivedo la mia Roma. Roma, 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 cuore d'sta città. Mi è piaciuto il reverbero che era autotune. Sto io. Scusate, sono impazzito per quello che devo andare a fare oggi. Come per qualsiasi altro menù di all you can eat, per il pranzo è previsto un prezzo e per la cena un altro. Il pranzo infatti avrà un costo di 19,50€, mentre dalle 18 in poi di 25,50€. E anche domenica e festivi. Mi spiace. I fondatori di questa meravigliosa iniziativa sono Diana Russo e Luciano Rufino. Ragazzi, grazie, non so come ringraziarvi, veramente. E che mi voglio bene. E ovviamente ci sono tutte quante le pietanze tipiche della cucina romana: salti in bocca alla romana, carbonara, matriciana, cacio e pepe, tutto e di più. Ma non solo, ci sono anche supplì, filetti di baccalà, fiori di zucca, focacce, bruschette di ogni genere. C'è sta di tutto. Cioè, queste che se c'è lo trovo pure mia nonna sdraicata su un piatto. Ma magno pure. Tipica cucina romana. Sono super emozionato perché Diana Russo, che è uno dei co-founder appunto di questa iniziativa, ha detto che tantissime ricette che hanno sono proprio della zia e della nonna. Quindi voglio proprio vedere quanto mi dà idea di cucina tipica a casa. Cioè, non vedo l'ora. Quindi mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, andatemi a seguire anche su Instagram perché altrimenti 7 anni di sfiga. E dopo gli ultimi 2 anni che abbiamo passato, insomma, lo dite più. Allora dopo saremo andati a seguino. Cioè, anche perché sì, sono un dito in culo, però ce l'ho pure simpatico. No. Detto questo, adesso andiamo perché voglio vedere il posto com'è dentro, perché non ho la minima idea, non ci sono mai stato. Il menù, quindi tutta quanta la scelta dei piatti, che però ho già dato un'occhiata. E appunto, oltre alle cose che vi ho elencato, ci sono tantissime altre cose, anche di secondi. Cioè, insomma, c'è veramente un sacco di roba. Testiamo la qualità. Quindi daremo un voto da 1 a 10 a tutte le cose che mangeremo e al servizio complessivo. Se vale veramente la pena, se non ne vale la pena, vale il costo dell'olio che inizia, non lo vale, boh, vedremo. Quindi niente, andiamo. Siamo arrivati. Questa è la via del Teatro Pace. Tutto quanto di là c'è Piazza Navona. Qui dietro alle spalle c'è il Lungotevere. Fortunatamente oggi c'è una bellissima giornata ed è ovviamente super suggestivo. Quindi sono super curioso. Questo qua è il cartello che si vede all'entrata della via. Vai Navona notte. Sono super super curioso, raga, non vedo l'ora di addentrare tutta. Qui è il cartello e appena si gira c'è l'entrata del ristorante, che è questo qui. Che bello poi dover mangiare di fuori con questo tempo, è pazzesco. Ed è questo qui. Ok, mi hanno portato il menù che è qui. Leggiamolo insieme. Come antipasti ci sono bruschetta al pomodoro, bruschetta con crema di melanzane, bruschetta con crema di olive, bruschetta tremenda, fagioli con le cotiche, melanzane alla parmigiana, prosciutto, salame finocchiona, mortadella, i fritti, supplì, fiori di zucca, filetto di baccalà, zucchine pastellate, le pizze, marinara, margherita, napoli, romana, prosciutto, 4 formaggi bianca, diavolo e focaccia al rosmarino. Come primi, che sono quelli che ci interessano di più, rigatoni alla matriciana, rigatoni alla carbonara, tagliolini cacio e pepe, tagliolini alla gricia con carciofi, penne all'arrabbiata, penne alla vodka, lasagna al ragù, risotto ai 4 formaggi, pasta e ceci, pasta e fagioli. I secondi: pollo alla cacciatora, pollo con peperoni, trippa alla romana, salti in bocca alla romana, polpette al sugo, spezzatino in bianco con piselli, involtini alla romana, fettina panata, polpette di bollito, coradella con carciofi. I contorni: cicoria ripassata, patata al forno, scarola ripassata, insalata mista e patatine fritte. Nel menù delle bevande invece c'è anche scritta la politica dell'all you can eat. La Roma
romana. Allora, io come antipasto intanto volevo fare una bruschetta con crema di melanzane e una bruschetta con crema di olive. Ok, da bere? Da bere una Coca-Cola Zero. Melanzane e crema di olive. Esatto, grazie. Ok, quindi cominciamo con gli antipasti. A few moments later. Quella con le olive? Sì. Ok. Questa è quella con crema di melanzane, perfetto, grazie mille. Ok, mi è arrivato l'antipasto. Altro che bruschette, sono due bistecche queste. Intanto assaggiamole. Il pane è bruscato perfettamente, non è bruciato, però è morbido ma è croccante al punto giusto. Voto 10. Proprio quella con crema di melanzane. Cavolo, io giuro, penso le bruschette più buone che io abbia mangiato in tutta la vita mia. È una vera e propria crema, è delicatissimo il sapore, la trovo perfetta, perfetta. Voto 10, porca zozza. Cercando di scegliere il primo, ma non scegli, cioè è una scelta troppo ardua, però penso che proprio la ricadone alla carbonara. Ok, ho scelto, sì. Deciso per il primo, anzi in realtà sono ancora un po' indeciso, perché se le porzioni sono troppo abbondanti farei pure due primi. Sì, no, le porzioni sono normali. Non lo so, perché sicuramente voglio provare i rigatoni alla carbonara. Sì? Sicuro. Non so se provo pure quelli alla madre, perché vorrei proprio il concetto di questa cosa, uno può provare più cose. Ho capito, manco che mai è sbratto qua. Quindi volevo provare anche il pollo con i peperoni. Sì. Poco ma sicuro. E magari fammi due porzioni non tanto abbondanti, sia di rigatoni alla matriciana che rigatoni alla carbonara. Ah, ok, matriciana carbonara e segue pollo con peperoni. Così già te lo metto. Niente, la finastra, fa che me ha vinto. Non ci posso fare niente, vabbè. Super curioso anche perché sono i piatti che devi assolutamente provare. Non che io avessi basse aspettative, ma raga, le bruschette erano veramente le più buone che abbia mai mangiato. Vediamo i premi come sale. Later. Questa è la carbonara. Grazie mille. E la matriciana, perfetto, grazie. Sono arrivata. Ok, ho chiesto appunto due porzioni. Questa qua è la carbonara che c'ha un aspetto meraviglioso. E questa qua invece è la matriciana. Io ho chiesto due porzioni un po' più piccole proprio perché devo mangiarle io. Quindi insomma fate un po' voi, non so quanti grammi saranno. Però adesso le proviamo su vita. Partiamo con la mia migliore amica carbonara. C'ha un odore meraviglioso, lo giuro. Non so se si vede la bellezza anche della cremosità del sugo. Raga, è pazzesco. Tutto per voi, vodetico. Che vi dico? Da 1 a 10 gli darei un 8, 8 e mezzo. Non è la miglior carbonara che abbia mai mangiato in tutta la mia vita. Però c'è tantissimo condimento, raga. Cioè, per farvi capire, sto cercando di mangiarne il più possibile, ma c'è veramente tantissimo, tantissimo, tantissimo condimento. Proprio buona. Nel frattempo, da quello che sto prendendo dagli altri piatti che portano, le porzioni sono tutte quante così. E passiamo alla matriciana. Anche questa ha un bellissimo aspetto. Non rende in realtà in camera quanto è bella dal vivo. Mamma mia, ma che vediga. Assaggiamo. Guarda, è proprio buona. Svelerò una cosa, io non sono un grande fan del sugo, devo essere sincero. Però il sugo è buonissimo, estremamente cremoso, c'è la giusta quantità di parmigiano. La cottura della pasta è perfetta, è cotta ma leggermente al dente. È davvero super saporita. Mamma mia, veramente molto buona. E ho veramente l'impressione di mangiarmi a matriciana di mia nonna. Ce la fa praticamente uguale mia nonna. Ho sotto shock. Mi sono fatta la scarpetta del piatto senza il pane. Cioè me la sono mangiata con la forchetta. Questa era quanto era buono sto sugo. Devo dire, regà, non mi aspettavo che mi piacesse così tanto. Non sono super curioso del pollo con i peperoni. E sono super critico del pollo con i peperoni, perché è uno dei miei piatti preferiti in assoluto. Later. Ho dato un'occhiata quando portavano gli altri ordini e ho notato che le porzioni erano abbastanza piccole. Quindi ho pensato di provare ancora più cose. Tipo, come avevo ordinato prima, il pollo ai peperoni, che è super sugoso. Cioè fanno delle cose, cioè, piene di condimento, super pro. L'involtina alla romana, ne viene servito uno per porzione. E ho preso anche le polpette al sugo, quindi così almeno provo un po' di tutto. Le porzioni non sono abbondantissime, però pensate, per un olio che nit è sono imperfetto, è meglio così. Ok, intanto provo il pollo. Io al pollo gli do 10.
10, da 1 a 10 gli do proprio 10. Ma oltre ad essere buonissimo il pollo, è proprio il sugo che è buono. E si è proprio un 10. Ok, ma provo l'imbortino alla romana. E come vedete è piccolino. Non si butta via niente. Non si butta via niente, raga, che testi tempi pure piccolo, basta che c'è. Vediamo. È proprio buono. E il burro dell'imbortino. No, gli do 9. È buono, è buono. Pure se è piccolino. So, fino adesso contento di tutto quello che ho provato. Il consiglio è ordinare più cose, perché sono delle, è come fossero delle mini porzioni di tutto, capito? Con due porzioni di pasta sono una porzione di pasta media. Sai che sembra? Sembra il menù degustazione che fanno gli ristoranti là. Bravo, bravissimo. Io inizio ad accusare, ma non mi lascerò abbattere. Prenderò anche salto in bocca alla romana. Quando devi fare schifo, devi fare schifo fino in fondo. Ok, adesso passo alle polpette. Ma le prese normali o di bollito? No, normali. Quelle di bollito non mi piacciono. No, va a me. Non sono male. Le polpette sono buone, ma mi ricordano tantissimo, come mi dice il mio amico Luca, il sapore del polpettone. È fatto col macinato, però mia madre come fa le polpette al sugo queste? Sono una cosa che so oltre, capito? Quindi secondo me le polpette di mia madre sono inarrivabili. A queste gli darei un 6,5-7. Non mi fanno impazzire. Però c'è sto sugo, è proprio speciale, è proprio buono. Ma guarda questa polpetta. Una voglia. Una voglia. Bella mamma, mangia. Quindi adesso io penso che prendo salti in bocca alla romana. Non so se avrò il coraggio di prendere anche qualcos'altro. Vedremo. Six and a half hours later. Sono arrivati i salti in bocca. Vediamo un po' come sono. Buono. Eh sì, sono buoni. Hai capito, senza fondo, eh. Come stomaco mio. Esatto in bocca, da 1 a 10, io gli darei un bell'otto. One eternity later. Amici e amiche del palinsesto, eccoci qui ritrovati. Sono passate una quantità di ore assolutamente indefinite. Qui ho dovuto digerire tutto quello che mi sono mangiato. Però arrivando alla conclusione finale, innanzitutto ho scoperto che ci sono altri Lo Yukinit di cucina romana a Roma. Però non sono nella stessa modalità, ossia hanno dei menu preimpostati, da quel che ho capito. Però esistono. E io non lo sapevo. Perché non lo sapevo? Com'è possibile che non lo sapessi? E soprattutto, perché se esistono, questo ha fatto così tanta notizia? Non lo so. Avete visto i voti che ho dato ad ogni cibo che ho assaggiato? E nonostante non partissi prevenuto, non mi aspettavo di mangiare così bene, sono sincero. Il posto è assolutamente suggestivo. È un prezzo bassissimo per un ristorante in quella zona, perché è nel cuore di Trastevere. Letteralmente tipo 2-5 minuti a piedi da Piazza Navona. Sicuramente tornerò a mangiarci. E senza fondo, se vuoi offrirmi il pranzo, io sono qui per... La cosa che mi è piaciuta di meno appunto sono state le polpette al sugo. Ma non che non mi piacessero, semplicemente sono una cosa che mi è piaciuta di meno. Al servizio da 1 a 10 do un 8,5. Mi ha quasi commosso la gentilezza e la riconoscenza che ha avuto il ristoratore nei nostri confronti per semplicemente essere andati a mangiare lì. È stato toccante vista la situazione attuale. Quindi penso che sia scontato che io vi consiglio assolutamente di andare a mangiarci se siete a Roma, perché è al centro di Roma, ha un prezzo bassissimo e una qualità veramente molto molto alta. Quindi vale tutti i soldi che chiedono, soprattutto perché non sono tanti, credetemi. Le porzioni sì, sono un po' piccoline, poi facendomi un attimo due calcoli, ma nulla ti vieta appunto, ammesso e concesso che tu ti finisca tutto quello che prendi, di ordinarne altre. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia servito, vi sia stato d'aiuto, vi abbia tenuto compagnia, vi abbia fatto venire fame, che mangiare è fondamentale. Vi ricordo quindi di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto, di andarmi a seguire su Instagram per canti 27 anni di sfiga o 7. Noi ci vediamo nel prossimo video e niente, ciao!